argomento che abbiamo trattato diverse volte in questi anni, cioè quella della carenza del personale sanitario anche all'interno della nostra regione, problema che riguarda tutta Italia, che oggi, grazie anche all'impegno del governo e del ministro Grillo, finalmente inizia a dare qualche segnale di speranza, visto che si è giunti finalmente ad un'intesa per lo sblocco del vincolo di spesa, delle regioni per quanto riguarda appunto l'assunzione di personale sanitario. Vincolo di spesa che ad oggi effettivamente ha penalizzato soprattutto quelle regioni come la nostra, virtuose, perché sappiamo che quelle comunque che avevano già un piano di rientro dovevano rispettare altri parametri, quindi ci siamo trovati in una condizione paradossalmente penalizzante rispetto a regioni che avevano i conti un po' meno in regola rispetto ai nostri. Chiaramente questa può essere un'opportunità, questo sblocco del vincolo di spesa può essere un'opportunità che secondo noi la Regione Emilia-Romagna deve cogliere proprio per andare a colmare quelle lacune e fare una pianificazione seria che fino ad oggi purtroppo è mancata per quanto riguarda le carenze del personale all'interno delle nostre strutture pubbliche. Quindi chiediamo all'assessore se e quali azioni intendono portare avanti per poter colmare appunto queste mancanze che ci sono all'interno del nostro sistema sanitario. Grazie. Le politiche regionali hanno beneficiato sia delle possibilità introdotte dal decreto legislativo 75 del 2017 che dai vari protocolli d'intesa siglati nel corso dell'ultimo triennio con le organizzazioni sindacali della dirigenza del comparto, con l'obiettivo di favorire la più ampia stabilizzazione di posizioni di lavoro finora coperte attraverso contratti a tempo determinato e/o di natura flessibile. Queste politiche occupazionali e gli investimenti effettuati per rafforzare gli organici hanno determinato l'assunzione nell'ultimo triennio di oltre 9.000 unità di personale e la totale copertura del turnover, 120% solo nel 2018. Dall'inizio della legislatura, i dirigenti medici in servizio nelle strutture sanitarie sono aumentati di 450 unità complessivamente, consentendo di abbattere anche i tempi di attesa, in particolare di visite ed esami, ed oggi anche si cerca per quanto riguarda i ricoveri chirurgici programmati. In considerazione dei risultati positivi finora raggiunti, auspichiamo che le disposizioni nazionali, il patto per la salute, che andremo a discutere rapidamente nelle prossime settimane, mi auguro che si ipotizzava potessero essere le disposizioni nazionali di maggiore impatto attraverso il superamento sostanziale dei vincoli sulla spesa del personale, non pregiudichino quanto già definito negli obiettivi di programmazione regionali, condivisi con i territori e le parti sociali, e auspichiamo che anche il patto per la salute che ho appena citato consenta alle regioni più virtuose di andare oltre il primo obiettivo di cui lei ci chiedeva conto. Grazie. Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta. È ovvio che la strada è lunga, è stata intrapresa da poco. Purtroppo questa regione in passato non ha attuato quelle politiche di incremento del personale, comunque anche quella programmazione relativa specialmente al personale medico. Sappiamo tutti qual è anche la situazione rispetto ai medici di base, ai pediatri, ma anche agli specialisti e anche qui a livello nazionale. Il governo, il ministro Grillo, sta mettendo mano alla questione. Ad esempio, già quest'anno, insomma, ha aumentato le borse di studio per gli specializzandi, e quindi già questo è un aiuto che sicuramente arriva ai territori. Ripeto, naturalmente la strada è lunga e finora si è fatto meno del necessario, probabilmente. Abbiamo un grande problema. Io invito l'assessore anche ad ascoltare tutta quella parte del personale sanitario, ad esempio tutta la categoria degli infermieri, di cui una parte è venuta anche qui a manifestare in regione poco tempo fa, che lamentava un demansionamento sostanziale, perché proprio a causa della carenza di personale, poi a volte l'infermiere è costretto ad assumersi ruoli paradossalmente che non gli competono né dal punto di vista dell'assistenza, e ad assumersi anche in altre circostanze responsabilità che non sono le sue,
vedi il caso ad esempio del 118 che è successo, insomma, che ha creato il polverone in questi anni, quindi una figura centrale anche come quella dell'infermiere si trova così tra l'incudine e il martello, per cui a volte è costretto ad avere dei compiti che non sono suoi ma che dovrebbero essere ad esempio del medico, così come a volte si trova anche a dover fungere ad esempio da operatore, da OS, insomma. In ogni caso questo è dovuto appunto alla carenza davanti a cui ci troviamo davanti. È ovvio che durante la discussione del patto per la salute auspichiamo anche noi la massima collaborazione, la disponibilità c'è naturalmente, e per quanto riguarda l'autonomia, sì, sappiamo che insomma le richieste sono state fatte, abbiamo dibattuto in merito all'autonomia regionale proposta dalla Regione Emilia-Romagna, avevamo sollevato anche quelle che erano le nostre obiezioni e le nostre critiche alla tipologia di domanda che aveva fatto la Regione Emilia-Romagna. Concordo ad esempio con il Ministro Di Maio quando dice l'autonomia va bene ma poi non deve creare una sanità di serie A e di serie B o addirittura di serie C, dato che già la situazione a livello regionale in ogni singola regione è molto difforme, quindi il servizio sanitario nazionale deve essere garantito in tutta Italia e ad un certo livello. È naturale che le regioni che si comportano bene, è giusto anche che in una qualche maniera, non dico vengano premiate, ma quantomeno non vengano penalizzate proprio perché si comportano bene.